poi c'è il giallo ardito, quel tipo di storia che ti tiene con il fiato sospeso attraverso un'azione che si snoda rimbalzando da una citazione colta all'altra. In qualche caso sono cose noiose, altre invece sono cose veramente belle. Non è un genere per tutti, eh? A me personalmente piace molto, mi appassiona e allora vi parlo di Matthew Perne e del suo Il Circolo Dante. Circolo Dante, edito in Italia da Rizzoli, è uscito negli Stati Uniti all'inizio del 2003, 20 anni fa. C'è di mezzo Dante, naturalmente, come dice il titolo, ma in che senso? Boston, 1865. Alcuni grandi della letteratura americana dell'epoca, Longfellow in testa, stanno finendo di tradurre per la prima volta in inglese la Divina Commedia. Eh sì, perché a noi sembra normale, no? Perché siamo italiani e capiamo, vabbè. Quasi l'originale, ma per gli anglofoni era una novità assoluta. Intanto qualcuno uccide, con modalità molto, molto particolari e anche specifiche, dantesche. Prima di, cioè senza introdurvi troppo nel vivo della storia per non rivelare nulla, dico subito che l'autore si è laureato nel 97 in letteratura inglese. Si sente che Matthew Perne non è un autorucolo improvvisato, ha una prosa che fila liscia come l'olio, usa termini ricercati. E anche se da uno così ti aspetteresti un periodare più ampio, magari anche ridondante, invece no, usa frasi di lunghezza contenuta, io credo per una scelta molto precisa di ritmo narrativo. Tanto è una prosa colta lo stesso, però funziona meglio così effettivamente. Spero che l'abbiano tradotto decentemente in italiano perché sarebbe uno spreco. Ogni tanto, tra l'altro, usa delle immagini curiose, molto efficaci, come quando fa dire a uno dei letterati che Dante, quando scrive l'Inferno, scrive come Rembrandt dipinge. Pensate che bello, cioè con il pennello intinto nell'oscurità, improvvisamente squarciata da un raggio di luce infernale. Questa proprio mi è rimasta impressa. Il romanzo si divide in tre parti, le tre cantiche, finezza. Invece la numerazione dei capitoli è unica, attraversa le tre parti, ne conta 21 in tutto, quindi nessun rimando al 33 dantesco. Dicevamo, Boston 1865, intanto che i letterati traducono Dante, si materializza questa specie di serial killer, chiamiamolo. Mentre tutti brancolano nel buio, costoro sono evidentemente gli unici in grado di capire. Perché l'assassino uccide dopo aver torturato le vittime come in un girone dantesco. Questa storia è bella. C'è qualche pagina un po' macabruccia, temo, però qualche descrizione l'autore doveva pur darla, altrimenti non si sarebbe capito il senso dei delitti. Però in generale il setting storico è raffinato, è corretto nella sostanza ed è affascinante. Ho visto che articoli in cui c'è qualche purista che fa le pulci perché ci sarebbe qualche incongruenzina cronologica che io però definirei licenza poetica. Dai, mi ricordo una questioncina sull'impossibilità per un certo studioso di essere presente in quel momento a un certo rogo dei libri di Darwin che poi non si sa nemmeno se ci sia mai stato. Insomma, sono quisquiglie, quisquiglie. Come le chiamerebbe zio Paperone quando le battute gliele scrivevano i grandi autori degli anni 70. Poi ci sono invece aneddoti molto carini, buttateli con classe, che ti danno il sapore dell'epoca, tipo Longfellow che paga i debiti di Edgar Allan Poe. Poi ci sono altre chicche, ce ne sono a bizzeffe, uno può anche non farci caso, farsi soltanto prendere dal thriller che prende. Però ci sono e questo rende più gustoso l'insieme perché conferisce verosimiglianza, no? Sono quei particolari che ti sembra di essere lì. Insomma, ha avuto un'idea grandiosa, davvero. E le pagine volano via, che è un piacere. Ritmo incalzante, devi sapere assolutamente cosa succede e soprattutto perché. Alla prossima storia.